voglio presentare l'ospite di questa sera, è un ragusano, un cardiochirurgo, giovanissimo, lo vedrete, il dottor Salvatore Tribastone, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Perché comunque il fatto della giovane età non credo sia molto importante in una professione del genere, l'importante è l'impegno che credo mettiamo tutti quanti, non solo io, per sì. I cardiopatici. Sì, è molto destinato. E adesso dobbiamo procedere completamente, di nuovo come prima. Allora, questa è una canzone che voglio dedicare all'amico e capitano Peppe Cassin, Aqualung dei Jethro Tull. Rap italiano, penso positivo, giovanotti. Sembra il nome di una donna che sta lì. Strano. Sandro Gamba, ecco Sandro, presentiamo Sandro. Buonasera a tutti gli abitanti di questa megalopoli siciliana. Ma dimmi Sandro, tu che hai visto la squadra, come ti è sembrata? Io ho visto un gruppo ben affiatato, devo dire, mi sembra però che tirino un po' troppo per i miei gusti. Ma tu pensi allora che ce la farà questa Virtus? A fare cosa? Dottor Nicolini, c'è stato un cambio di uomini teoricamente, il servizio che penso che rimarrà nella sostanza inalterato, perché sono venuti dei validi professionisti in cambio di altrettanto validi professionisti che sono andati a Ibra. Solo che quelli che sono andati via, sono andati da Ibra, avevano la definizione neonatologi. Questi hanno la definizione di pediatri. Nella sostanza non credo che ci sia differenza. Per me sono validi gli uni, validi gli altri. Che una volta non c'erano i neonatologi, il pediatra intrinsecamente, va bene. Fa il pediatra e fa il neonatologo, cioè non assiste semplicemente bambini da una età in su o meno, all'occorrenza sa assistere perfettamente i neonati, va bene, e sa dare i consigli opportuni anche in periodo perinatale. Soprattutto nel confronto della propria presidenza che ha molti punti a valutare chi di questi cinque gruppi per questo divenire di ragazzi, il gruppo che vi dicevo fate il grande salvezzo. Filo diretto per la pace è stato il tema dell'incontro svoltosi stamani alla Camera di Commercio di Ragusa. L'iniziativa è stata organizzata dalla Scuola Media Crispi. Gli studenti della Crispi si sono mossi in corteo dal loro istituto fino alla Camera di Commercio per manifestare contro la guerra in Bosnia e per dire sì alla pace fra tutti i popoli. Alla Camera di Commercio, stracolma di studenti, insegnanti e semplici cittadini, si è dato inizio al dibattito. Presenti tra gli altri l'assessore alla cultura di Fini, il presidente dell'Avis di Ragusa di Grandi, Monsignor Battaglia della Caritas, il provveditore agli studi di Ragusa, dottor Ventura. Molta commozione hanno suscitato le poesie di pace realizzate e recitate dagli stessi ragazzi, pieno di rabbia ma anche di speranza gli interventi di due donne bosniache. Si è parlato dell'orrore della guerra e della necessità di porre fine ad una guerra fratricida che sta mietendo vittime fra militari e civili. Una guerra che non sta risparmiando neanche i bambini. In conclusione dell'incontro, gli studenti della Scuola Media Crispi hanno dato in omaggio alle personalità intervenute dei piatti in terracotta da loro stessi realizzati. Su ogni piatto una scritta. Filo diretto della speranza, Ragusa, Sarajevo. L'incontro dibattito sarà trasmesso su Telenova.
giusta. Io poca gente. Giovanni, buona passare. Allora, siamo qui in via Sant'Anna e quasi vicino a Pasqua e ci sono ancora qui le stelle di Natale che addirittura alcune accendono di sera. Ecco, come mai? Dipende da voi commercianti perché le avete installate voi oppure com'è la situazione? No, non le abbiamo installate noi. Queste qua ci sono state offerte dal comune e dall'associazione dei commercianti. Le hanno messe, ecco, per Natale e hanno funzionato fino al 6 di gennaio per l'Epifania. Dopodiché parte sono state spente, altre ancora qualcuna la sera la vediamo accesa. Di chi sia il compito di toglierle, questo non glielo so dire, se è la ditta che le ha messe o deve essere sollecitata, ma non dipende da noi comunque. Comunque, a voi non danno fastidio o creano qualche problema? Fastidio non ne danno, però ecco, vedere un addobbo natalizio quasi vicino a Pasqua è un po' ridicolo. Un pochettino ridicolo, poi non le saprei dire altro. Mi sono un pochettino interessato per la situazione. Ma non c'è stato niente da fare per questione di tempi tecnici, però evidentemente mi risulta forse che ci siamo negozianti di serie A e negozianti di serie B. Evidentemente il corso Vittorio Veneto fa parte della serie B. Fatto in Sicilia e segnatamente nella contea di Modica. L'abate Bazzo, nello studioso d'agricoltura, fu il primo siciliano che coprì la cattedra di agricoltura nell'Università di Palermo, nell'Ateneo Palermitano. Era in rapporto. L'Inghilterra aveva visitato le regioni del nord dell'Europa, la Toscana, eccetera, e ritornando in Sicilia volle, come dire, pubblicizzare, ecco, le conoscenze che gli aveva acquisito per quanto riguarda le possibilità di miglioramento dell'agricoltura, per quanto riguarda le possibilità di trasformazione sul piano culturale. Quando guardò le masserie, quando guardò le campagne, quando guardò il tipo di coltivazione che si faceva dalla nostra parte, disse veramente l'aria degli ebrei è una delle più moderne. Sviluppare la cultura della canna da zucchero, le canapate. Grazie al professore Miccichè, in particolare sensibilità politico-umanistica, il lavoro che lui ha fatto. L'ingegnere Zipelli ci ha voluto dare due schemi che sono anche in circolazione sul ciclo della produzione. La parola al ingegnere Zipelli. Vorrei modificare il testo dell'intervento che dovevo fare. In effetti molto più completo e più razionale è dire cemento, petrolio e petrolchimica nel secondo dopoguerra. La formazione professionale in Sicilia da circa 30 anni rappresenta il naturale serbatoio di quei giovani che guardano al loro futuro in maniera analitica, che si affacciano al banco di prova della vita. Con i suoi corsi che spaziano dall'industria al commercio, dal turismo al sociale, è riuscita ad inserirsi a pieno titolo come punto di unione tra la scuola pubblica e il mercato del lavoro. Ma da qualche anno il settore opera in uno stato di crisi e i 5.600 operatori stanno sperimentando a proprie spese le contraddizioni di un sistema che non riesce a farlo uscire dallo stato di disagio in cui ha relegato la formazione professionale. In questi anni è stato tutto un susseguirsi di convegni, assemblee, promesse a vari livelli per affrontare e risolvere in modo analitico e definitivo il problema, ma finora nessuna presa di posizione ufficiale. Adesso sembra che qualcosa si stia muovendo. In questo momento si sta svolgendo un'assemblea presso l'auditorium dei Salesiani tra l'assessore al lavoro e alla formazione professionale, onorevole Drago, e gli operatori dei centri di formazione di Ragusa. Nella piattaforma unitaria presentata all'onorevole Drago viene chiesto l'immediato varo di una riforma che tenga conto delle legittime aspettative degli operatori e che dia il giusto respiro ad un settore produttivo e delicato, ad un settore che si rivolge ad una fascia di utenza vasta e vulnerabile, a quei giovani che rappresentano la grande speranza per il riscatto della società civile. Questa sera appuntamento su Telenova alle 21 in diretta nella rubrica Rotonova per il dibattito sulla formazione professionale.